Organizzato dalla Proloco Santa Maria e dal Comune di Castellabate, il primo salotto culturale qui a Punta dell'Inferno. Barzetti, direttamente da Rai 1 dalla Prova del Cuoco, presenta il suo libro di ricette, Il Risottario. Con il sindaco Costabile Spinelli per il primo salotto culturale qui in piazza Punta dell'Inferno appena inaugurata. Beh sì, stasera non a caso abbiamo voluto inserire in questo contesto appunto dell'inaugurazione di questa piazza, questo salotto culturale, questa presentazione di questo libro, appunto perché quello che noi abbiamo voluto consegnare stasera diventi luogo di incontro, luogo di scambio e quindi anche la presentazione di un libro. Si inserisce anche questo nel discorso che facevamo prima, abbiamo riqualificato e anche il monumento, voglio dire la centralità che acquista questo monumento ai caduti del mare, quindi diciamo oggi la riqualificazione di questa piazza passa anche attraverso momenti importanti per la destinazione, l'uso appunto che ne sarà di questa piazza e quindi ecco la scelta non è casuale dell'inserimento appunto della presentazione di questo libro. Direttamente da Cicerale, dalla terra dei ceci, qui a Castellabate per la presentazione del risottario di Sergio Barzetti, anche un'altra chef stavolta cilentana. Sono Giovanna Voria, quindi come già hai detto sono di Cicerale, il paese dei ceci, e Sergio è arrivato lì attraverso un amico Gino Sorbillo per conoscere il Cilento, quindi quando è arrivato al mio agriturismo ha visto le foto delle mondine con un fascio di riso, ha detto ma che ci fa il riso qua? Ha detto guarda che mia mamma era una mondina, quindi partiva da Cicerale per le risate del Vercellese e portava i fichi e i ceci e in giù portava il riso, quindi c'era questo connubio tra nord e sud già negli anni 60. E quindi è stata un'esperienza bellissima perché io legata al grano e al riso, lui che anzi è un risottaro per natura, abbiamo subito fatto amicizia, poi da questo siamo arrivati qui a Castellabate per far conoscere il Cilento attraverso Assunta Niglio, ha iniziato a far conoscere poi l'eccellenza anche di questa fascia. Avete anche cucinato insieme, quindi vi siete cimentati anche in una ricetta, magari nord-sud? Eh sì, al mio agriturismo, a casa da me, abbiamo cucinato così tra amici, abbiamo fatto qualcosa a quattro mani con Sergio, sì. Cosa avete preparato, per curiosità? Allora abbiamo preparato, io ho preparato la pasta cilentana, quindi i maccheroni glielo ho fatti tagliare, quindi lui addirittura la pasta che si spezza mi diceva, e poi è rimasto affascinato da questo acquasale che noi facciamo, sto pane tosto che lui simpaticamente dice, e abbiamo preparato tanti, poi soprattutto i legumi, quindi io ho la passione per i legumi, le erbe selvatiche e gli aromi, e quindi lui l'alloro, e quindi poi si è innamorato dei miei ceci, i ceci neri di Corbella, il ceci di Cicerale, abbiamo fatto delle cose insieme. Sono con Assunta Niglio, presidente della Proloco Santa Maria. Come è nato questo progetto, questa iniziativa della presentazione del libro di Sergio Barzetti, qui chef di Rai 1, qui a Castellabate, è un po' una novità? È nato per caso, perché ho conosciuto Sergio Barzetti l'estate scorsa a Cicerale in occasione della festa dei ceci. Lui era ospite presso l'agriturismo della mia carissima amica Giovanna Voria e io l'ho invitato per un'escursione in barca. Lui ha accettato, è venuto, si è innamorato talmente tanto di Castellabate che poi ha trascorso gli ultimi 3-4 giorni delle sue ferie qui a Santa Maria. E durante l'anno ci siamo sentiti più volte, lui ha promosso le nostre tipicità alla Prova del Cuoco, ha parlato più volte dei nostri fichi bianchi, del cece di Cicerale, dell'oliva ammaccata, ha parlato del Cilento, del nostro territorio e niente, in seguito a questa amicizia poi ha espresso la volontà di voler tornare per più giorni anche quest'anno e noi l'abbiamo accolto a braccia aperte. Questo noto di Rai 1 della Prova del Cuoco, Sergio Barzetti, cosa ci fa qui in Cilento e come si trova in questo scenario? Beh, in Cilento è la passione e la ricerca del buon cibo che mi ha portato qui l'anno scorso a conoscere. Grazie a Gino Sorbillo che mi ha detto se vai nel Cilento devi conoscere Giovanna Voria. Allora da lì con lei abbiamo fatto un viaggio per la scoperta di alcuni dei tanti buoni prodotti del Cilento e quindi mi sono appassionato, innamorato e quindi ci torno di solito adesso d'estate con la mia famiglia e nello stesso tempo
studio un po' l'entroterra, un po' la costa, alla ricerca sempre di nuove cose che poi vado a raccontare in trasmissione, perché bisogna far così, l'Italia è piena di cose buone e cose belle, quindi bisogna farle conoscere. Tutto qua. Sì, ho notato che tra un autografo e l'altro c'è stato anche un momento di formazione. La cultura è importante anche qui in cucina. Ultimamente si esagera mettendo cucina ovunque, però bisogna tornare indietro, perché in effetti la cucina è tradizione, tradizione è cultura. Cioè tornare indietro non significa dire no allo sviluppo, dire no o al miglioramento, ma bisogna tornare indietro per ritornare alle origini, quindi alla tradizione e quindi alla nostra cultura. L'Italia è bella per questo. Anche per questo ha scritto questo libro, Il risottario. Ultimamente i miei lavori editoriali durano molto, per dire, questo è un lavoro di 3 anni di studio, però lavorano e sono basati su materie prime base che tutti hanno in casa, in questo caso è il riso, quindi cercare di spiegare alla gente che dietro il riso c'è un mondo da scoprire, non tutti i risi sono uguali, quindi quando si va ad acquistare 1 chilo di riso bisogna essere conoscere, avere conoscenza, competenza di acquistare un riso, un prodotto buono, come anche una farina buona, come anche un buon formaggio, ma comunque devi sapere, la conoscenza, ma quando si dice ultimamente la conoscenza fa la differenza, è vero, bisogna tornare indietro, ma essere curiosi, guardate le etichette, andate a vedere dove acquistare, non c'è bisogno di acquistare per forza in un supermercato, l'Italia è bella perché si deve girare, conoscere e basta, è tutto lì. Quali saranno i suoi prossimi progetti? La ritroveremo su Rai 1? Continuerà a parlare del nostro Cilento, mi raccomando. Beh, di solito io porto le emozioni, no? Quello che ho provato nei miei viaggi, che io sono un esagerato curioso, quindi giro tanto. Io, mia moglie e la mia bimba. Però diciamo che sì, la nuova stagione sicuramente porterà nuovi sviluppi. Adesso, per esempio, ho capito che non è il mio destino, anche se ho 40 anni dovrei mettere la testa a posto, quello di fare un ristorante, chiudermi. Allora ho creato una cucina che parte a settembre e girerà l'Italia su richiesta. Dove vado io va la mia cucina, dove vado con la mia cucina guardo i mercati di quel luogo e faccio da mangiare con il prodotto locale dove mi trovo, quindi è una cucina itinerante, perché secondo me la cultura è in tutta Italia, non è solo da me o chiusa in 4 pareti che possono essere dove vivo io, a Malnate o a Varese o a Milano. Un piatto per il Cilento? Ha pensato magari a qualcosa che trasformi Castellabate o il Cilento in un risotto? Quindi aggiungendo, non so, i nostri prodotti, i fichi, ha già una ricetta in mente che magari può dare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Cilento Channel? Sì, guardate, nel risottario, in quest'ultima mia opera, ci sono 3 risotti in realtà dedicati al Cilento. I miei amici del Cilento non se lo aspettavano. Uno è un risotto baccalà e cece nero di Cicerale, che è una roba esagerata. Poi ho fatto un risotto alla ricotta di bufala, mantecata alla ricotta di bufala e olio extravergine del Cilento, perché si può anche mantecare olio extravergine. Quello del Cilento secondo me è particolare, piace alla mia bambina perché è intenso. Ed è fico bianco del Cilento fresco, il brodo viene fatto con un fico secco e del finocchietto, e il soffritto a base di mandorle, dopodiché si manteca con la ricotta di bufala. E poi l'ultimo, che in realtà è il risotto per l'Italia, perché troverete, è un risotto che parte dal nord con la ricotta reale piemontese e termina con una preparazione tipica cilentana che mi hanno fatto scoprire Erminio Tavola l'anno scorso, con Assunta Niglio, che mi hanno portato in barca. Ad un certo punto hanno detto oggi si mangia questo e mi hanno presentato questo piatto che era di una tra virgolette semplicità, no? Incredibile, che è un pane tosto, no? Morbidito, acqua e sale, ma che però mi ha dato un'emozione incredibile. Allora cosa ho fatto? In questo risotto, che parla delle varie tipologie in Italia di prodotti, quindi al pinolo dentro, alla ricotta, tutto arriva poi alla fine qui a Castellabate con sopra questa acqua e sale che faccio disidratare in forno e do croccantezza al mio risotto. E sto facendo davvero il Giro d'Italia questo risotto, perché racconta delle emozioni e quindi finisce in genere. Poi quando servo il piatto, l'ho fatto di recente anche in Svizzera, e sono rimasti incantati dal racconto di questo pane, di questa acqua e sale, no? È incredibile come la semplicità, stupire con la semplicità è ancora più
semplice ma emozionante, quindi è bello. Quindi grazie a tutto il Cilento. Grazie. Dalla redazione di Castellabate, Germana Deri per Cilento Channel.